Parere in now su Masters of the Universe. Ne ho parlato anche con Paride, che ci eravamo lasciati la promessa che come finivo Masters of the Universe Revelation ci saremmo sentiti per parlarne. Masters of the Universe Revelation, seconda parte, ci sono stati meno picchi in alto, ma anche meno picchi in basso. Nel senso, ci sono state meno cose che mi hanno fatto dire wow! E meno cose che mi hanno fatto dire. Però di per sé comunque, considerando tutti e 10 gli episodi di prima e seconda stagione insieme, a me Masters of the Universe Revelation è piaciuta come serie. La prima metà di Masters of the Universe Revelation creò tanto scalpore, l'internet in insurrezione, roba del genere. La seconda, cioè, io vi giuro, ragazzi, non ho sentito un cazzo sulla seconda parte di Masters of the Universe Revelation. Cioè, non uno stato, non un commento, non un video su YouTube, zero. Gliene è fregato qualche cazzo a qualcuno della seconda parte? Boh, quello è il punto. Cioè, dopo tutto sto bordello, alla gente gliene frega qualche cazzo? Per me hanno piccato dentro troppo girl power, lo dico da donna. Cioè, tutti gli uomini erano inutili o comic relief. Ma Tarms non era inutile, non era comic relief. I men non era inutile, non era comic relief. E il fatto che, cioè, Laila, ti faccio fare un pensiero trasversale. E Aliens? Aliens di James Cameron. Anche lì c'era troppo girl power, visto che tutte le donne presenti erano strong, cioè Vasquez, Ellen Ripley. E la maggior parte degli uomini, Hudson, Barker, Colonnello, come cazzo si chiama. Non ho visto Aliens, Madonna, rimedia subito, Laila. E lì si parla degli anni 80, eh? Era l'86, non mi ricordo quando cazzo è uscito Aliens. Il fatto che, cioè, non viene mai pronunciato da nessuna parte il perché io sono una donna. C'è troppo girl power. Sono donne. Non, il fatto che le protagoniste, alcune delle protagoniste siano donne, cioè la villain sia una donna e Tila sia una donna, roba del genere, non vuol dire allora girl power. Sono personaggi che sono forti. Punto. Cioè, è sessista dire girl power, a mio avviso. Non ti sto facendo la predica, Laila. Il sesso di un personaggio è così importante? È così determinante su un personaggio deve essere forte o meno? O quanti personaggi di quel sesso devono essere forti o meno? No, abbiamo già una donna forte, no? Di più, no. Poi, che Skeletor sia un idiota? Era così anche nella serie originale. He-Man, cioè, in He-Man e Masters of the Universe, Skeletor c'ha dei poteri della Madonna, ma è un coglione. E lì è perfetto. Negli anni 80 c'era la vera cancel culture. Ma infatti Ellen Ripley, che è importantissima per l'emancipazione femminile, ragazzi. Ellen Ripley fu il primissimo personaggio femminile non damigella in pericolo nel grande cinema d'azione americano. Importantissima. Riesco ad apprezzare un'opera narrativa molto di più quando il protagonista è maschile perché me ne immedesimo molto più facilmente. Per me non è, per me è assolutamente indifferente il sesso o l'orientamento sessuale del suo protagonista. In Labyrinth la protagonista è una femmina e mi è piaciuto un botto. Million Dollar Baby la protagonista è una femmina, mi è piaciuto un botto. Alien, tutta la saga la protagonista è una femmina e di una delle mie saghe preferite. Per me è assolutamente indifferente. Metroid, protagonista femminile. Tomb Raider, protagonista femminile. Horizon, per chi l'ha giocato, protagonista femminile. Last of Us, protagonista femminile. Per me è assolutamente indifferente. Poi ci posso capire, Kill Bill, protagonista femminile. Per me il discorso è, c'è troppa, ci sono troppe donne in Masters of the Universe Revelation. L'avevo detto 6 mesi fa, se il protagonista di Masters of the Universe Revelation fosse stato Man at Arms, nessuno avrebbe rotto il cazzo. Tutto uguale, ma non è Tila ad agire, è Man at Arms, nessuno avrebbe rotto i coglioni. È letteralmente solo perché uno dei personaggi principali è una donna. Negli anni 80 si rompeva di meno. No, negli anni 80 chi avrebbe voluto rompere non lo faceva per paura e gli altri vivevano in uno stato patriarcale, in una situazione anche mediatica patriarcale che non li scomodava. L'unico problema con la serie di Masters of the Universe, e parlo da persona che non ha visto la serie originale, che il primo trailer era a mio avviso ingannevole, cioè anche da novizio la cosa mi ha stranito, visto il trailer mi aspettavo altro. Poi la serie non fa per me, ma non me ne frega un cazzo dei buchi che hanno o non hanno queste persone. Il primo trailer mostrava tanto He-Man, e sì, la serie si concentra relativamente poco su He-Man, si concentra sul concetto di He-Man, non su Adam, soprattutto nella prima parte, ma per me non è strettamente una cosa negativa.